ci troviamo a Torrazza, questi sono alcune parti dei vigneti dell'azienda che è composta circa da una cinquantina di ettari, di cui più o meno una trentina coltivati a vigneto. Questi qua abbiamo delle altre varietà un po' miste, c'è ancora dell'uva rara, c'è della fresa, c'è del dolcetto. Là in fondo abbiamo fatto un impianto di cratina, mentre invece dalla parte opposta della strada possiamo vedere degli impianti più giovani, questi invece sono di pino nero e cortese. Questa è la zona più fredda dell'azienda, la vallata bella fresca, infatti tra qua e la parte alta della collina cambiano di solito un paio di gradi. E sono vigneti a cui io sono legato perché comunque ci sono da quando giro qua, sono più vecchi di me. E cerchiamo di mantenerli in equilibrio, di mantenere tutto il sistema in equilibrio in modo da non sovraccaricare le viti. Manteniamo la copertura permanente su tutti i vigneti, ormai sono 5 anni che, anche se più, che lavoriamo così. Non usiamo niente di sintesi, assolutamente non vogliamo cercare di utilizzare input all'esterno, e quindi le concimazioni sono semplicemente gli sfalci che facciamo tra i filari. Utilizziamo microrganismi che replichiamo, utilizziamo dei prodotti di origine vegetale, oltre a pochissimo, quando nella rara necessità in cui c'è bisogno, rame e zolfo. E questa è un po' la nostra visione, avere una visione armonica, in equilibrio con col sistema, in cui non c'è nessun eccesso né in concimazioni, c'è uno sviluppo equilibrato della pianta che può esprimersi e, diciamo, manifestare se stessa. E il nostro lavoro è semplicemente cullare, prenderci cura di quello che la natura ci dà. Questa è una vita in cui abbiamo effettuato un lavoro di rigenerazione. Come si può notare, abbiamo preso uno dei polloni inferiori e l'abbiamo allevato nel lungo questi praticamente 4 anni, in modo da riuscire a sviluppare un tronco che non presentasse potature o comunque ferite importanti, perché tutte queste sono tutte cicatrici che restano all'interno del flusso della pianta, per cui la linfa non scorre fluidamente, non scorre liberamente, e questo comporta delle sofferenze per la pianta che non riesce sostanzialmente a alimentare correttamente i getti. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un tronco di quelli che, un pollone di quelli che avevamo, che nascevano dai piedi della pianta, l'abbiamo sviluppato cercando di non avere strozzature e di non avere potature importanti. Il taglio che abbiamo fatto risponde alla distanza richiesta per evitare che ci siano pericoli che il flusso possa essere rallentato o comunque ostruito. E col tralcio a sua volta abbiamo legato, e adesso siamo pronti perché cominci la fase vegetativa. Questa è la cantina, per cui abbiamo da diverso tempo di rimettere a posto, ampliarla, e un giorno magari riusciremo. Veramente. Ok, qua siamo in cantina, questa è la zona di vinificazione e affinamento. Abbiamo sia dei contenitori in legno, per il resto facciamo acciaio. Dovremmo sperimentare magari qualcosa con in anfora, ma è meglio cominciare a fare le cose piano piano e cercare di fare bene quelle che si fanno normalmente. Quindi qua, dove facciamo la parte degli affinamenti, anche qua facciamo sempre le sperimentazioni, lasciando delle masse magari a contatto col legno per tempi differenti, e poi vediamo un po' come si incastrano quelle masse che fanno solamente acciaio. La sperimentazione ci porta a fare tante prove. Una buona parte dei legni che abbiamo sono legni rigenerati, e i legni di primo passaggio tendenzialmente, secondo il nostro gusto, hanno un'incidenza troppo forte e quindi non vanno a rispettare o comunque a essere sinergici col progetto, con l'idea che abbiamo di vino, e quindi preferiamo comunque tendenzialmente avere sempre una prevalenza di acciaio. E a
alcune vinificazioni però sono fatte direttamente nel legno, ad esempio questo tronco conico c'è del pino nero che ha fatto fermentazione affine il legno, ed è divertente anche capire, sentire sempre di più come qualunque elemento che viene introdotto nel processo di vinificazione non abbia mai una componente neutra, ma comunque abbia sempre una componente intensa o velata che si riscontra e si manifesta poi nel vino. Ovviamente la consapevolezza e la coscienza di sapere quello che si fa porta a poter avere dei risultati che siano più o meno soddisfacenti per la propria, diciamo, espressione o la propria modalità di approcciarsi a questo mondo, che non so neanche dire se sia semplicemente alimentare, ma è molto più una forma di espressione di arte dell'uomo. Allora, siamo a stanza di stoccaggio, potremmo definirla così, e praticamente dove mettiamo i nostri vini pronti a essere spediti, e principalmente il nostro mercato, beh, ovviamente è in Italia, abbiamo un po' di acquirenti anche in stati esteri, ad esempio in Corea, Giappone, e abbiamo deciso di associare ad ogni vitigno un animale, ad esempio il cortese è associato alla formica, il numero 4 che è il nostro blend rosso è associato alla lucertola. Perché? Perché ci teniamo a rimarcare il legame che abbiamo con il nostro territorio, quindi sono tutti animali che abbiamo trovato sul territorio. E, ad esempio la formica si chiama N1, il numero 1 che è un cortese vinificato in solo acciaio, e N3 sempre con la formica vinificato in come se fosse un'uva rossa. La produzione nostra è circa di 15-20 mila bottiglie in base anche all'andamento stagionale, perché quando piove se ne fa poca di uva, e questo è un po' la base da cui noi vorremmo partire per cercare di riuscire a fare sempre vini con la nostra filosofia senza sforare in richieste di mercato che non riusciamo a soddisfare, quindi dovendo dare di conseguenza un prodotto di qualità inferiore. Noi siamo interessati, comunque crediamo fortemente in quello, nella nostra filosofia, e non vediamo perché si debba tradirlo per una semplice economia di mercato. Questo è N1 2017, è il nostro primo vino, e nello specifico è un cortese 100% che fa affinamento solo in acciaio. È il vino a cui siamo più affezionati in assoluto, perché quello la base. È la base, è il vitigno che vinificheremo, su cui faremo sempre più esperimenti nel corso degli anni. Infatti abbiamo il cortese che fa solo acciaio, il cortese che assaggiamo dopo che fa macerazione sulle bucce, abbiamo una bollicina di fermentata di cortese e avremo anche altre bollicine di cortese. Cortese, sempre più leggero. Io sono Giuseppe, sono l'altro pezzo di WNA, prima ho parlato solo Federico perché sono un po' più timido. E nulla, io arrivo, conosco Federico 5 anni fa ormai, e facevo tutt'altro, nella vita mi occupavo di e-commerce sostanzialmente. E conosco Federico, proviamo a fare le prime vinificazioni e visto il risultato ho deciso di mollare tutto quello che stavo facendo, cambiare vita e darmi appunto a contribuire a questa avventura che è WNA. Nello specifico qua in WNA tutti facciamo tutto, quindi nessuno ha un ruolo ben definito, però io mi occupo prevalentemente dell'estero, della scelta delle bottiglie, delle etichette, di questo aspetto qua. Ciao, io sono Federico, sono uno dei quattro ragazzi che fa parte del team di WNA e vi volevo un po' spiegare qual è il senso di WNA e della filosofia che abbiamo. Ad esempio questo è un T-Rex, e come raccontavo prima è un esperimento, perché mi piace sperimentare, piace un po' cercare di capire come funziona e come si può collaborare, avere un rapporto di scambio con la natura. Come logo abbiamo scelto l'elica del DNA perché non vuole rappresentare chissà cosa, vuole rappresentare semplicemente l'evoluzione, il mutualismo e la collaborazione che c'è tra le varie parti della,
della natura, è un legame che è indissolubile quello che abbiamo con la terra ed è quello che vogliamo portare avanti, cioè una collaborazione, un rispetto reciproco, un donare, un ricevere consensuale. E tanti ci chiedono alle fiere cosa significhi VNA, avevamo una declinazione ma l'abbiamo preferito eliminarla perché non ci piace essere chiusi in definizioni, ci piace che tutto possa scorrere liberamente, quindi VNA sostanzialmente non significa niente, significa evoluzione, significa adattamento, significa saper collaborare con quello che la natura ti dà, con quello che ci è permesso di fare in una politica o comunque una filosofia di amore e rispetto reciproco, perché poi alla fine da lì veniamo e da lì dobbiamo tornare, quindi abbiamo